A cosa serve lo psicologo? Perché è utile andare dallo psicologo? Perché sentiamo sempre più parlare dell'importanza di questa figura professionale? Quest'oggi proverò a rispondere a queste domande raccontandovi una delle metafore più belle che abbia incontrato nel mio percorso di formazione e soprattutto che utilizzo molto spesso durante i miei colloqui. Immaginiamo di avere un bicchiere sporco con un bel po' di fango che si è depositato sul fondo. Immaginate ora che io stia morendo di sete e che debba per forza utilizzare quel bicchiere. Certo, prima di utilizzarlo devo pensare che magari sia più utile pulirlo, quindi magari ci verserò un po' d'acqua. Provate a pensare cosa succede. Il fango si stacca dal fondo e inizia a girare per tutto il bicchiere mischiato a quell'acqua che ho utilizzato per pulirlo. Inevitabilmente tutto ciò porterà ad un aumento apparente della sporcizia, ma in realtà il fango presente è lo stesso che era presente all'inizio. Questo è uno degli obiettivi principali di qualsiasi percorso psicologico: portare a galla tutte quelle sensazioni, quelle emozioni, quei pensieri che inizialmente possono sembrare dolorosi, che saranno spiacevoli molto probabilmente, che faranno pensare che le cose siano peggiori rispetto a prima. In realtà il livello di sporcizia, il livello di fango, è tale pari rispetto all'inizio. E tutto ciò non è assolutamente nulla di grave. Perché? Perché basta continuare a pulire e a lavare il bicchiere, continuando a versare, ad esempio, tanta acqua, accettando che la sporcizia inizialmente possa sembrare di più. E piano piano possiamo vedere come il fango e l'acqua in eccesso scivoleranno via. L'augurio che vi faccio quest'oggi, appunto, è che possiate sempre continuare con maggiore consapevolezza a pulire, a sciacquare il vostro bicchiere, ad accettare e a lasciare andare via tutto il fango e l'acqua in eccesso, e che il vostro bicchiere possa risplendere ogni giorno di più. Ci vediamo al prossimo video.